Non si interrompono nel carcere di Foggia gli episodi di violenza da parte dei detenuti nei confronti dei poliziotti in servizio. È quanto denuncia il SAP, Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Negli ultimi giorni, secondo quanto riferito dal sindacato, un poliziotto sarebbe stato aggredito con calci e pugni con una prognosi di diversi giorni. Il SAP parla di una vera e propria spedizione punitiva da parte di alcuni detenuti perché l'agente aveva segnalato delle illegalità. Anche un altro suo collega è stato colpito da un detenuto violento e costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Secondo il sindacato, le responsabilità sono imputabili a un'amministrazione inefficiente e irresponsabile. Nonostante ciò, e a distanza di ben 2 anni dalla grande evasione di 73 detenuti dall'istituto di pena foggiano, nessun intervento è stato posto in essere, spiegano. In ragione della recrudescenza degli episodi, in queste ore ha raggiunto il posto il segretario generale del SAP, Donato Capece. Ho portato la mia solidarietà e la mia vicinanza al personale tutto che è in servizio qui al carcere di Foggia. I poliziotti penitenziari, pur essendo stressati, ma sono qui con abnegazione a svolgere il proprio mandato istituzionale. Però diciamo basta a un'amministrazione completamente assente qui nell'istituto, qui nella regione. Chiediamo potenziamento dell'organico, un comandante di reparto fisso che dia serenità operativa a tutti i colleghi e diciamo basta a queste aggressioni gratuite che vengono fatte sui poliziotti penitenziari.